Ciao, sono Christian di Playlover, l'azienda numero uno in Italia in ambito sentimentale. Aiutiamo e formiamo uomini e ragazzi in ambito sentimentale, cioè a fare conoscenze con più donne e ad avere migliori rapporti con queste. Come lo facciamo? Attraverso delle consulenze a distanza che vengono elargite dai nostri consulenti, dei trainer che tengono i nostri eventi dal vivo e dei videocorsi nei quali siamo io e Steve che frontalmente facciamo delle lezioni e che ti puoi guardare da casa tua quando vuoi. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di riconquistare una donna alla fine di una relazione, che non è facile. Riconquistare una donna alla fine di una relazione non è facile. Allora, da dove nasce l'idea di questo video? Sapete che io condivido sempre con voi anche da dove nasce l'idea del video. Stavo cercando i vari titoli da proporre, perché ormai abbiamo fatto, credo, 3000 video, forse di più, che sono presenti sul canale. Abbiamo praticamente tappezzato YouTube di video Playlover. E ho detto di cosa parlo, e allora ho provato a scrivere queste cose qua su YouTube e mi è venuto fuori il video di qualcuno che parla di riconquista e dice anche che si tratta di qualcosa di molto facile, ok? E io vorrei mettervi in guardia, non perché rischiate di portare i soldi a qualcun altro che non è Playlover, ma perché questo tipo di cosa, questo tipo di operazione, di attività è molto difficile. Io lo dicevo sempre anche alle persone che si affacciavano a Playlover, quando ad esempio rispondevo io al customer service e quando facevamo noi le chiamate, arrivavano delle persone e dicevano: eh no, ma io voglio riconquistare l'ex, che probabilità ho? Non ti posso dare un numero, ok, è impossibile, matematicamente non te lo posso dare, però ti posso dire che sono molto basse, perché è molto raro che si riesca a riconquistare una ex ragazza. Quindi la riconquista della ex, così come l'uscita dalla friendzone, sono due cose molto difficili da fare. Sia che tu le faccia con noi, sia che tu le faccia con qualcun altro, io ti dico che sono molto molto difficili. Poi qualcun altro dice che è facile, vedi tu a chi credere, io ti dico la mia opinione, ok? Quindi scriviamo una cosa importante. Uno, quando una donna decide di chiudere una relazione, difficilmente torna indietro. Quando una donna decide di dire basta, è improbabile che poi torni sui suoi passi. Sì, può succedere, perché sapete che tutto può succedere, però io vi dico la verità, l'ho visto accadere poche volte. Quando una donna decide di porre fine ad una relazione, soffre, perché soffre in un primo momento, soprattutto all'inizio, però poi va avanti per la sua strada. È molto, come dire, orientata verso il futuro e non si guarda indietro. Per cui ecco, questo è uno dei fattori che più complicano la riconquista di una donna alla fine di una relazione. 2. La decisione di chiudere deriva dall'immagine che lei ha dell'uomo in quel momento e dalle condizioni attuali. Cosa significa questa frase? Significa questo: la ragazza, la donna, decide di interrompere la relazione sulla base del raggiungimento di determinate condizioni del rapporto attuali e sulla base dell'immagine che lei ha dell'uomo con il quale sta. Quindi praticamente, se lei dovesse tornare sui suoi passi, dovrebbe farlo nonostante l'immagine che lei ha dell'uomo e nonostante le condizioni che attualmente inficiano sul loro rapporto. Voi capite che questa cosa è abbastanza difficile? Caspita, ho deciso di prendere una decisione di chiudere il rapporto perché ho questa immagine dell'uomo con il quale sto e ci sono queste condizioni del nostro rapporto. Queste condizioni, appunto, e quest'uomo hanno
come dire, innescato la mia decisione di chiudere. Cioè, il fatto che lei torni indietro è alquanto improbabile. Perché? Perché sono proprio questi due fattori che l'hanno portata a prendere questa decisione. Quindi ribaltare questa situazione è molto difficile. 3. Ribaltare questa situazione è molto difficile. Perché dovreste cambiare, come dire, l'immagine che lei ha di voi. Cioè, l'immagine che la donna ha di te deve essere cambiata, ma è ovvio che questa operazione secondo me richiede tempo, ok? Perché non può cambiare dall'oggi al domani, cioè l'opinione che tu hai di una persona per cambiare richiede molto tempo, e quindi è ovvio che se tu vuoi cambiare l'opinione della donna serve del tempo, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. E ovviamente non c'è alcuna certezza, non ci sono certezze, ve lo scrivo anche qua, che a volte sento parlare di riconquiste proprio facili a portata di mano, non ci sono certezze, mi sembra alquanto scontato dirlo, però non ci sono certezze, ragazzi, l'attività di riconquista di una donna è molto difficile e richiede tempo. Non si può fare dall'oggi al domani, ok? Mi raccomando, fate attenzione a questo video perché può farvi risparmiare molti soldi. Qui da Christian per oggi è tutto.